Queste tre radio, questi tre apparati sono di Domenico, della provincia di Barletta, Trani e Andria dovrebbe essere. Hanno fatto un'unica provincia. E mi ha scritto un foglio lì su quello che dobbiamo fare, adesso incomincio. Io sinceramente incomincerei con questo qua, poi vediamo gli altri. Vi faccio vedere un breve video prima che Domenico mi ha mandato per segnalarmi il problema della radio. E poi lo proviamo. Contrariamente a quanto mi ha fatto vedere nel video, la radio funziona, non gli ho fatto niente. Guarda, adesso lo proviamo in trasmissione con la potenza minima. Andiamo con la potenza massima. Devo attaccare quella radio perché ce l'ho staccato un attimo. Allora, vediamo se riesco con due mani. Prova 1, 2, 3, cambio. Hola, hola. Prova 1, 2, 3, cambio, cambio. Hola, hola. Vediamo la ricezione, che succede. Prova 1, 2, 3, cambio. Hola. Insomma, volume. Va bene la radio, molto probabilmente Domenico, tu lo hai provato con le batterie, forse le hai caricate pure, ero convinto che fossero cariche, però può darsi che diverse batterie di quelle che tu hai non sono buone, quindi avendo una tensione inferiore con quelle batterie buone ti fa quel difetto che lampeggia perché non ce la fa, ecco. Ora io ho queste batterie, però sono scariche. Adesso questa notte, perché ormai si è fatto tardi, questa notte le lascio caricare e poi domani lo proviamo con le batterie. Allora, le batterie sono cariche, sono caricate, quindi proviamo. Naturalmente c'è l'innesco perché siamo vicini, c'è l'effetto Lassen. Prova la minima, ola, ola, ola. Proviamo con quello lì adesso. Prova 1, 2, 3, cambio, cambio. Facciamo un po' di volume qua. Prova 1, 2, 3, cambio. Ora, ora, ora. Quindi, come dicevo, cambia le batterie. Compro le buone perché evidentemente non sono buone quelle che hai, qualcuna non è buona, anzi la maggior parte non sono buone. Quindi metto da parte questo e passiamo all'altro, al prossimo. Domenico, anche questo funziona, eh? Io non so come le hai provate. Ho messo le batterie e funziona, guarda. Sul canale 13 va. Prova, 1, 2, 3, cambio, cambio, ola, ola. Se parlo con il mio, guarda qua. 3, 1, 2, 3, cambio, ora, ora.
quindi ti consiglio di cambiare le batterie, comprarle nuove, ricaricabili possibilmente, se no quelle che è alcaline normale si scaricano subito, si scaricano, ti costano un occhio a spendere sempre in continuazione per le batterie, invece delle compri ricaricabili e funziona sia questo che quello. Questo canale 13 ha un solo canale, non ha altre commutazioni per cambiare canale, squelch e volume, e l'antenna con il pirulino di sopra che ci manca, però va bene. Allora, il terzo apparato è un VHF, che è un VTM221E. Mi scrive qui che molto probabilmente c'è l'antenna che non va. Controllare l'antenna se è danneggiata. Cambiare i cavi di alimentazione. Controllare il funzionamento, cambiare i trimmer del volume dello squelch. I trimmer intende forse i potenziometri. Non sono stabili, forse perché si muovono troppo. Eccolo qua. Forse questo è il problema. Io però ho paura a provarlo per evitare di fare guai senza antenne, quindi lo apro. Aprire e dare un'occhiata. Dare una pulitina e controllare se è tutto a posto. La pulitina qui è proprio inguaiato, come c'è ruggine a morire, qua dentro qua l'ossido si sta consumando l'alluminio. Però una pulitina così magari gliela possiamo pure dare con una spazzola. È un prodotto che toglie tutto quel materiale là. Ecco, da questa parte si vede meglio. Vediamo un po', lo apro intanto, e io ho aspettato qualche giorno perché non avevo il cavetto dell'antenna, me lo sono fatto arrivare su Amazon, eccolo qua. Adesso tolgo questo connettore qua e gli faccio la saldatura e poi lo proviamo eventualmente. Apparato aperto, proviamo a cambiare i cavi dietro e poi vediamo anche qui davanti i potenziometri. Questa è la parte con il finale staccato. No, volevo dire che io poi ho sistemato qua il radiatore dietro, l'ho verniciato, meglio di così si muore, ecco qua. Non è venuto male, comunque, meglio non ho potuto. Adesso cambio il cavo dell'antenna e il cavo di alimentazione. Allora, la parte posteriore l'ho sistemata, per quanto riguarda i potenziometri non posso fare niente. In effetti sono dei trimmer saldati sul circuito sottostante e non ce li ho io. E non credo che si trovano facilmente questi qua, a meno che uno non abbia un apparato vecchio e tirarli fuori da lì, ma non posso fare niente. Se mi metto a toccare qua faccio guai, nel senso che sono saldate sul circuito e anche se io le smonto poi non ce le ho per cambiarle, che devo fare? E quindi lo rimonto e lo proviamo. E il VHF è pronto. Allora, questa è la potenza massima. Devo guardare questo di centro qua, sono su 200 watt, da quasi 50 watt. Vediamo un po' se mi ascolto con questo qua. Sto usando questo qua. Prova, facciamo. Prova, 1, 2, 3, cambio, cambio, cambio. Ora, ora, ora. Aggiungiamo il volume su questo qua. Prova, ora, ora. Mettiamo la potenza minima. Abbassiamo lì, su 20 watt. Eccola, prova, 1, 2, 3, cambio, cambio. Ora, ora. Allora, riepilogando, cavo antenna messo nuovo, cavi di alimentazione qua messi nuovi, ho sistemato pure il microfono perché stava messo male qui il connettore, e questi due non ho potuto fare niente, non ce l'ho purtroppo, che dobbiamo fare, però vanno bene, basta che non ci
come posso dire, non si trapazzano, ecco, non si forzano. Basta toccarli piano piano, funziona sia lo squelch che il potenziometro del volume. Grazie per aver visto, non visto. Questo video e vi auguro una buona giornata anche oggi. Grazie ancora.